stata la sua passione per la robotica? Allora, io da giovane ho letto parecchi libri di fantascienza, parlo in particolare dei libri di Isaac Asimov, e pensavo che fosse veramente un futuro di là da venire, cioè tutto questo fatto della cibernetica, dell'intelligenza artificiale, per cui si parlava di questi oggetti dei robot. Io poi mi sono iscritto a ingegneria elettronica nel 77, ho concluso i miei studi nell'82 e pensavo di andare a lavorare per una delle aziende del settore elettronico. In cosa consiste il suo lavoro? In definitiva, il mio lavoro consiste nel fare didattica, nel seguire gli studenti. Poi in realtà io coordino anche il corso di laurea in ingegneria dell'automazione, che è uno dei corsi di laurea offerti presso dove siamo oggi, nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione. E poi faccio ricerca e poi viaggio pure. Perché? Perché questi risultati della ricerca bisogna presentarli in una serie di convegni internazionali. Ci può parlare dei due robot presentati a futuro remoto, Rodiman e Vinci? Rodiman e Da Vinci, sì. Allora, Rodiman lo vedete qua, accanto a me. Rodiman è questo signore qua. Ed è un robot che è stato sviluppato nell'ambito del progetto europeo che si chiama proprio Rodiman. Rodiman è un acronimo che sta per Robotic Dynamic Manipulation. Letteralmente significa manipolazione dinamica con un robot. Questa pallina che era messa su questo piatto, tipicamente questa pallina messa su questo piatto potrebbe scivolare. Rodiman guardava, queste sono due telecamerine che c'è a Rodiman. Questo qua è un sensore che si chiama Kinect. In realtà è una telecamera addizionale e poi c'ha un sensore a infrarossi, quindi in qualche modo vede anche, diciamo, la profondità in qualche modo rispetto alla telecamera. E poi qua c'è un sensore a tempo di volo, che è un altro sensore di distanza. Allora, che cosa facciamo con Rodiman? Noi facciamo la manipolazione dinamica, intendendo con ciò la manipolazione di oggetti in maniera non prensile. La mano umana, il movimento fondamentale della mano umana, è la riflessione tra pollice e indice. Questo si chiama in gergo prensione. Allora noi tipicamente afferriamo gli oggetti in maniera prensile, afferrandoli così. Però siamo in grado di fare un'altra serie di operazioni in maniera non prensile. Alla stessa stregua, la manipolazione dinamica riguarda anche la manipolazione di oggetti deformabili, quindi non oggetti rigidi tipo questo, ma oggetti tipo questo disco di silicone. Che cosa vi fa pensare questo disco di silicone? Pizze di gomma per i pizzaioli che si allenano a fare il volteggio della pettola della pizza. E noi abbiamo comprato questo, per cui, insomma, se andate sul nostro canale YouTube trovate diversi video di Rodiman che gioca con questo oggetto. Io dico gioca, ma in realtà fa un qualche cosa di molto più sofisticato. Perché? Perché se io con questi occhi, con questa telecamera, devo riconoscere un oggetto rigido, tutto sommato, non dico che è abbastanza facile, è fattibile, perché magari potrei conoscere la forma geometrica di questo oggetto, quindi mi bastano poche feature, poche caratteristiche per ricostruirla. Ma se c'ho un oggetto che è deformabile, che cambia anche di densità e forma come si muove, la cosa diventa molto più difficile. Se volete, il Rodiman come chef pizzaiolo non è altro che una metafora per studiare un problema di manipolazione che è molto complesso, perché fare il pizzaiolo bisogna imparare, non tutti riescono a impastare una pizza, diciamo, dal giorno alla mattina. È un robot per la chirurgia, cioè è una console assistita per il chirurgo, e il chirurgo, invece di operare, come si chiama in gergo, con in chirurgia aperta, open surgery, squartando la parte che deve operare, riesce a operare in condizioni ergonomicamente rilassate in una console, avendo una visione tridimensionale ad alta definizione, quindi un senso di immersione nello scenario operatorio, operando due joystick. Bene, chiaramente il chirurgo deve imparare, perché un conto è andare a tagliare col bisturi, un conto invece è andare a operare attraverso questi troccar, che sono questi braccetti, diciamo, del Da Vinci. Così. Fondamentalmente io faccio solo dei buchini, quindi è una chirurgia che si chiama minimamente invasiva, cioè non vado a squartare, e quindi, diciamo, è molto meno invasiva. Poi, una volta che ho fatto questi buchini, uno di questi bracci ha una telecamerina, per cui io vedo e amplifico, per cui se sto facendo un'operazione tipo la prostatectomia, che è la tipica operazione urologica che si fa col Da Vinci, io evito di recedere i nervi del paziente, che poi potrebbero dare delle disfunzioni post-operatorie. Robot Kuka, il lightweight, e anche quello che vedete alle mie spalle, che è sempre grigio e arancione, sono robot innovativi rispetto a quelli che stanno dietro, e in parte anche le braccia di Rodiman. Perché? Perché sono robot che sono, come si dice in gergo, lightweight, nel senso che
Il materiale utilizzato sono materiali compositi più leggeri del ferro, fatemi dire, no, che poteva essere utilizzato nei vecchi robot, e soprattutto sono in grado di manipolare dei carichi quasi comparabili al peso della struttura. Allora noi abbiamo sviluppato una serie di progetti su un tema di ricerca molto caldo nella comunità, che è il tema della human robot interaction, letteralmente interazione tra robot e esseri umani. E questo ha una valenza di grossa prospettiva, perché un domani, molte volte si pensa al fatto che i robot vanno, che a causa dei robot si perdono i posti di lavoro. Questo è uno stereotipo comune, no? È assolutamente falso. Perché? Perché ogni nuova innovazione, anche quando sono stati introdotti i computer, si pensava che si perdevano i posti di lavoro perché non ci stavano più i dattilografi, non c'erano più le segretarie e così. Non è vero. Per cui ogni nuova, anche internet in qualche modo, oppure su tutte le grosse innovazioni, hanno ovviamente un transitorio, devono essere in qualche modo accettate dalla società, però in realtà un futuro in cui in ogni ambiente, in una casa, in una scuola, in un ospedale, ci possa essere un robot non è così lontano, e il robot non andrà a sostituire l'uomo, ma diventerà un compagno. Secondo lei la robotica arriverà a far provare sentimenti al robot? Questa è una bellissima domanda. Uno può avere un robot contento, un robot triste. Faccio un esempio. Una delle applicazioni avanzate è il robot compagno. Il robot potrebbe essere anche una macchina di compagnia. Per esempio, in Giappone hanno sviluppato Paro, che è un cucciolo di foca, che viene stato sviluppato per fare robot di compagnia per le persone anziane nell'ospizio. In realtà questo Paro viene anche utilizzato per dei progetti con dei colleghi delle neuroscienze, neuroscienziati, tra l'altro non lontano da qua, la Fondazione Peppino Scoppa a Pagani, per la cura delle forme precoci di autismo nei bambini. Allora, sicuramente queste macchine possono diventare sempre più intelligenti, ed è chiaro che nel momento in cui ho una grossa quantità di dati che io riesco a elaborare, potrei elaborare dei dati in maniera intelligente al punto di esprimere, di andare a relazionare i dati. Dove nasce il sentimento? Il sentimento nasce negli esseri umani dalla nostra esperienza e dalle nostre sensazioni. Quindi queste cose sono cose che teoricamente sono a disposizione di una macchina, però il problema è che le emozioni, i sentimenti, parlo, non so, l'adrenalina, la dopamina, sono delle sostanze chimiche che noi sviluppiamo all'interno del nostro organismo che le macchine non hanno. E quindi in qualche modo si potrà avere dei comportamenti delle macchine socialmente, come dire, dolci oppure aspri, però avere i sentimenti completi come un essere umano, a mio avviso, non è possibile. Ha ricevuto più offerte di lavoro da università di altre città, ma perché ha deciso di restare a Napoli? Perché di fronte a questo laboratorio c'è lo Stadio San Paolo. Perché? Perché nel 1984, a giugno, venne un signore che ha un anno meno di me e che è il Dio, è il Dios. Di chi sto parlando? Di Diego Armando Maradona. Quando io ho fatto il dottorato dall'83 all'86, l'ultimo anno sono stato in America, sono tornato in Italia, non avevo un posto, aspettavo di diventare ricercatore, fortunatamente avevo una famiglia che mi manteneva, non avevo uno stipendio, e avevo avuto un'offerta per fare il professore assistente al Georgia Institute of Technology ad Atlanta, con uno stipendio di base di $55,000, a salire un tenure track, come si dice le cose, ed ero tentato perché ero nulla facente, avevo finito il dottorato, non avevo neanche più la borsa, però quelli erano i tempi d'oro del Napoli. E fui molto tentato di accettare, però ben fece non accettare. Perché? Perché quel campionato 86-87, il Napoli, al 10 maggio 2017 ricorrono 3 anni che abbiamo vinto il primo scudetto. Sto scherzando, ma in realtà quella è stata una componente. Però io mi sento molto attaccato a questa mia città e sono molto attaccato da Federico II. Quindi io ho avuto tanto, cioè il mio modo di essere, la mia personalità è stata positivamente influenzata da questa città in termini di complessità, di creatività. Secondo me il napoletano è una persona, diciamo, molto versatile, molto creativa, e questo deriva non solo dall'educazione, dalla famiglia, ma deriva proprio da questa città. Che caratteristiche deve avere un giovane che vuole lavorare nel campo dell'ingegneria robotica? Passione. Passione.